altre gocce di sudore nella stanza. Presumono una finestra sempre mezzo aperta, la faccia di quell'uomo è inconcludente. Sulla statale Cesare cammina lento, verrò lento, perseguito, acerrimo, ti seguirò, scostati, ti ho preso. Guardandoti come un ossesso, un uomo si gira di scatto, il vento che sferza la pelle, la polvere che entra negli occhi, l'ombra che mi segue non è mia, l'ho persa stamattina, l'ha presa la divisa, e il cuore puoi strapparmelo dal petto. È un orologio svizzero, nessun difetto, lento verrò, lento perseguiterò. Acerrimo, acerrimo, ti seguirò, ti scoverò. Lento! Acerrimo, acerrimo, ti seguirò, scostati, ti ho preso. L'ombra che mi segue non è mia, l'ho persa stamattina, l'ha presa la divisa, e il cuore puoi strapparmelo dal petto. È un orologio svizzero, nessun difetto, ah, ah. Persa stamattina, l'ha presa la divisa, e il cuore puoi strapparmelo dal petto. È un orologio svizzero, nessun difetto, ah. Grazie. Nanco, acerrimo, ma non nemico, acerrimo tutt'altro. Come stai, a proposito? Bene. Prendo il microfono, altrimenti... Un po'... Bravo, no, stare curvo no, non va bene. Intanto, grazie per aver accettato di essere anche tu parte di Abruzzo dal vivo. Edizione grazie. 2018 con Rete 8 Tour Village, riprende fiato intanto, che non sembra, ma cantare poi da seduti è ancora un po'. Certo, allora grazie a voi che mi avete dato questa opportunità, grazie a Gianluigi Palma Antonelli che ha riarrangiato il mio brano che è presente nel cortometraggio Timballo, e grazie a Campli. Io sono Dino Taresco, sono un cantautore emergente in Italia, insomma, ma pur sempre fiero di appartenere a questa terra che è la provincia di Teramo, insomma, Notaresco, Campi, la razza è quella, suppongo, no? Sempre noi, io sono nata a Montorio, va bene lo stesso, non c'è problema. Siamo tutti una unica grande famiglia e tu ti diverti da quando eri ragazzino a comporre musica e a raccontare attraverso la musica il nostro territorio. Tra poco ci racconterai anche attraverso un concerto, perché appena avrò concluso l'intervista col primo cittadino, lo allerto così mi raggiungerà tra poco sul palco, ci regalerai una serie di canzoni, tutte tue, scritte da te, arrangiate da te e con il tuo gruppo che ti accompagna questa sera. Intanto raccontiamo anche di loro, poi li presentiamo anche meglio. Esatto, sì, e loro sono Lorenzo Recchilungo al basso, Massimo Sacripante alla batteria, Antonio Cupoiano alla chitarra. E poi farai il tributo sul palco a loro, certo, quando ci saranno. Li presenterò meglio prima. A te. Sono tutti musicisti della provincia di Teramo che mi accompagnano, insomma, in questa che è un'avventura iniziata circa 5 anni fa in realtà.
E poi ce la racconterai un po' certo. meglio. Io ti lascio andare a prepararti perché vedo che ci ha raggiunto il primo cittadino, c'è un microfono che possiamo far arrivare al sindaco Pietro Quaresimale, perché il live sindaco, eccolo, eccolo, pronto per la diretta. Grazie alla nostra squadra tecnica, venga pure qui con me, perché il live... Eccoci qua, le sue necessità, le sue esigenze. Intanto grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, buonasera a tutti. Io l'ho vista in piazza già nel pomeriggio che stava esplorando, coordinando. C'era una serie di appuntamenti dati questa sera o mi sbaglio? Sì, una giornata piena di eventi, centrata sul timballo, conclusa appunto con la visione del cortometraggio e il concerto di Nanco, un'iniziativa fortemente voluta un anno e mezzo fa dall'amministrazione comunale di cui sono sindaco, perché abbiamo iniziato una campagna di promozione del territorio e abbiamo ritenuto che anche tramite il cinema si possa promuovere e far conoscere le nostre bellezze che per tanti anni sono rimaste sconosciute. Poi purtroppo sono successe un po' di cose che ricordiamo tutte, che ha pregiudicato un po' questo percorso, però adesso piano piano stiamo ripartendo e sono convinto che se raggiungerà quell'obiettivo che è quello di far vedere Campli a tutto il mondo. Campli con la sua storia, qui siamo a 393 metri di altitudine, ci sono elementi medievali, elementi romani, ci sono elementi antichissimi, c'è un paesaggio splendido, noi che ci siamo cresciuti vicini lo conosciamo bene, bisogna farlo apprezzare anche a chi dall'esterno si innamora. È vero forse che noi che siamo cresciuti in queste zone le diamo un po' per scontate, ci abituiamo troppo forse. E invece chi le vede per la prima volta, anche attraverso un cortometraggio, anche soltanto quelle scene iniziali del paesaggio, anche qualche dettaglio, ecco, può far innamorare qualcuno anche dall'altra parte del mondo, può capitare, è capitato. Esatto, è un cortometraggio che ha avuto un grosso successo, ha tanti premi, comunque, come dicevo, ha girato il mondo, quindi molta gente che non conosceva Campli adesso la conosce. Ma insieme al cinema e tante altre iniziative stiamo facendo appunto per valorizzare e promuovere questo territorio. Questo è l'inizio dell'estate, ma ci saranno tantissimi altri eventi da adesso a fine agosto. Quindi tante iniziative, continuiamo a puntare sulla promozione del territorio, sul turismo, sulla cultura, perché questa è una cittadina che secondo me deve vivere di queste cose. E sono convinto che, come dicevo prima, piano piano Campli sarà il fiore dell'occhiello del turismo culturale abruzzese. Beh, noi ve l'auguriamo di cuore, perché siete orgogliosi o no di essere cittadini di Campli? E allora facciamolo sentire, che quando c'è amore per il proprio territorio è bellissimo, per chi non lo conosce ancora, sentirlo, vederlo in ogni movimento, in ogni piazzetta, in ogni angolo. È stato difficile convincervi all'inizio, quando la produzione ancora stava sondando il terreno, ad ospitare una produzione cinematografica, anche Ma se a io, posto e tutto il resto? Appena mi è pervenuta questa richiesta, mi hanno presentato il progetto, io insieme all'amministrazione comunale e all'assessore degli eventi Angelo Avanni, che tra l'altro voglio ringraziare per le iniziative che fa quotidianamente, per il supporto che mi dà non solo nella scuola ma anche nell'organizzazione degli eventi, perché poi per organizzare un evento c'è un lavoro dietro, un indifferente che rimane esatto. nascosto, però ogni giorno si deve lavorare insieme agli uffici, che ringrazio pure. Quindi noi continuiamo, come dicevo, su questa strada. Appena è venuta questa società, questa associazione Itaca, che tra l'altro ringrazio per questa iniziativa, che ci ha proposto questo progetto, io l'ho subito accolta, perché come dicevo, noi abbiamo un paese bellissimo, abbiamo delle potenzialità nascoste, che va dalle bellezze culturali, ai monumenti, all'enogastronomia, il timballo, ma non solo, il tartufo, la porchetta, quindi non ci manca nulla. Vox populi. E quindi promuovere il territorio crea anche l'indotto economico e quindi... tante iniziative, come dicevo, che parte da oggi, ma avremo tante sagre con il supporto dell'associazione, le Prolog, ma anche un grande festival musicale che abbiamo ripreso lo scorso anno e sicuramente sarà un successo per la nostra cittadina. C'è la pagina web da consultare per il comune di Campli con tutti gli eventi ovviamente raccontati. Sì, c'è poi un cartellone. Esatto, i social ci aiutano in questo, per fortuna. Esattamente. Se in futuro le proponessero un ruolo in un cortometraggio o in un film girato qui a Campli? Per Campli faccio questo e altro. Grazie intanto per questa disponibilità, grazie per l'accoglienza, grazie perché
avete questo grande amore per il vostro territorio. Grazie, buonasera a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie al sindaco, può consegnarlo alla parte fonica, grazie. Fatelo sentire l'affetto dei cittadini da questo spazio. Questo è una specie di studio televisivo portato in piazza Farnese. Questa sera siamo in diretta su Rete 8, con noi si è appena congedato col sindaco Pietro Quaresimale e io vorrei richiamare qui sul palco Nanco and the Band. Poi mi spiegherai bene come li chiami, come vi chiamate quando provate, quando mettete su tutto il repertorio, perché ora ci sarà un vero e proprio concerto che sarà un percorso tra le canzoni. Io ho il privilegio di leggere qui la scaletta abbandonata da Nanco a terra. No, tranquillo, sistemate quello che dovete, si accorda lo strumento naturalmente. Comoda la vita? No, con Nanco ci siamo conosciuti live anni e anni fa, ero un ragazzino. Tanti anni fa. Poi ci siamo rivisti lo scorso anno durante una delle tappe del Rete 8 Tour Village. Sì, l'anno scorso anche a Calici di Stelle. Esattamente, io ho sentito acerrimo in quell'occasione, me la sono ascoltata per benino e non solo quella. Però non voglio rivelare nulla al pubblico che adesso aspetta le tue canzoni. Certo. Se tu dovessi descriverti come cantautore, cosa diresti di te? Beh, direi che sono uno di quei cantautori classici, nonostante oggi non vada più di moda, cioè uno di quelli che parla poi, insomma, dei problemi, che racconta quello che la gente comune vive in genere e che non si inventa a tutti i costi la canzone che vi fa ballare. Con me non ballate, con me ascoltate parole, insomma, che raccontano problemi, situazioni sociali che, insomma, non sono molto di moda e che non fanno audience probabilmente, ma il cantautore è quello. Non è detto che poi non diventi di moda, perché per esempio tu adesso stai ricevendo vari riconoscimenti, tra poco ne parleremo un po' meglio, perché una delle tue canzoni in modo particolare ha incontrato, diciamo così, una serie di contesti positivi. Non ci dimentichiamo che qui stiamo parlando di Abruzzo dal vivo, che è uno dei mood dell'Abruzzo Circuito Spettacoli per l'estate 2018, che si è come dire fuso con il Rete 8 Tour Village in questo percorso attraverso la nostra terra in tanti modi e con tanti linguaggi diversi. Tu sei un cantautore, quindi ti diverti a raccontare delle persone, ma all'interno di ogni persona ci sono frammenti della nostra terra in tanti modi differenti. Io ti lascio fare il tuo concerto per un po'. Grazie. Dopodiché torno, mentre loro... Siete già pronti? Sì, stiamo finendo a raccordare. Ci sono quasi. Ci sono allora quasi. Io intanto ne approfitto, mi faccio un po' di squadra, perché se noi siamo in diretta, e non solo in diretta, con tanti servizi in giro per l'Abruzzo, intanto tu mettiti comodo, lo dobbiamo a una squadra che funziona, perché senza... Ecco, questi sono i momenti della diretta che hanno necessità di assestamento, ma noi lo sappiamo. Grazie ai nostri cameraman che ci seguono, qui sul palco c'è Loris Bennato che ci dettaglia ogni particolare, di fronte a noi c'è Mario Giacchetta, la regia di Massimo Lupacchini, e grazie a K-Service che ci segue, ci insegue e ci sopporta, anche perché durante i live non è mai facile, per quello che riguarda tutto il lavoro di audio, luci e non soltanto. Se voi siete pronti, cominciamo il percorso in musica di Nanco con il suo Ti invito in Abruzzo Tour 2018. Grazie. E poi tra un po' torno a indagare. Nanco. Buon ascolto. Troppo lunga in ogni caso, troppo torbida, eccezionalmente ti presto il mio spirito plastico e il mio cuore elastico. Detesto quell'istinto irrazionale, quello sì, è il tuo essere speciale. Poi per chi? Ma per chi? E adesso fai l'offesa, cosa ti pesa? Perché mi chiedi scusa? Sei un po' delusa, delusa da chi?
come carne da pugnale e da macello insanguinata che ti porti nella busta della spesa. Sei migliorata, la carne della macelleria centrale è rinomata. Detesto quell'istinto irrazionale, quello sì, è tuo essere speciale. Poi per chi? Poi per chi? E adesso fai l'offesa, cosa ti pesa? Perché mi chiedi scusa? Sei un po' delusa, delusa da chi? Ha promesso amore eterno, è un appartamento al centro col giardino sul terrazzo, però sposato fa niente, cambiamo giostra, sto girandato. Detesto quell'istinto irrazionale, quello sì, è il tuo essere speciale. Poi per chi? Poi per chi? E adesso fai l'offesa, cosa ti pesa? Perché mi chiedi scusa? Sei un po' delusa, delusa da chi? Vai Antonio! Quello sì, è tuo essere speciale. Poi per chi? Poi per chi? E adesso fai l'offesa, cosa ti pesa? Perché mi chiedi scusa? Sei un po' delusa, delusa da chi? Grazie. I cantautori scrivono pezzi d'amore molto spesso, e la parola amore ricorre molto spesso nelle canzoni italiane. Ho provato a scrivere una canzone d'amore senza citarla mai, questa parola qua, amore, che l'amore spesso è anche dolore, vendetta, non è per forza solo amore o solo cuore. Questa si chiama Per ogni lacrima. Lei si guardava le mani, gli occhi che cadono a terra, lacrime grosse, domani facciamo la guerra. Io già mi vedo in cucina, mentre mi scaldo la cena. Se c'è la luna stasera, sei bella di più. Per ogni lacrima detto fra te e me, mi vendicherò. Capelli nascondono il viso, chiara la pelle si specchia, l'anima è muta e si tuffa nella minestra. No,
non aggiungere niente, si spezza il fiato e la mente, sa che la guerra è finita e riprende la vita. Detto fra te e me, mi vendicherò. Terra, lacrime grosse, domani facciamo la guerra. Per ogni lacrima detto fra te e me, mi vendicherò. Da una certa età nascono dei figli e non dormono spesso di notte. In questo caso qua eravamo al mare e avevo mio figlio in braccio, le 3 di notte, non sentivo nulla se non il mare in lontananza e il suo cuore che batteva. E che mi ha suggerito questo pezzo, si chiama Il periodico di turno. Dammi la mano, ma è così piccola, anche le stelle dormono, ma tu non dormirai. Cosa aspettiamo? È notte fonda, è un cuore ritmico che fa. Guarda che bello che è, il sole è sorto, no, non guardare il dito, no, guarda la luna piuttosto. Quando sorridi tu, sorrido anch'io e me ne scordo di questo mondo. Converrai con me che si conviene, ci vorrà parecchia igiene, quell'orale ma non solo. Converrai con me, ne sono certo, che la vita è un po' un inserto del periodico di turno. Tu 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 t
bene. Questo profumo di sapone, olio per bimbi, stupore. Sai che mi fa? Mi fa pensare. Mi torna in mente mia madre e il suo sapore. Converrai con me che ora mi tocca non pensare più a me stesso. Ci sei tu che ti rimporta. Ci sei tu che ti rimporta. Il tiro è troppo forte alla distanza. Il pallone poi si perde. Grazie. E poi ci sono i racconti di mio padre che negli anni 70 faceva l'operaio e che andava alle manifestazioni e che combatteva, quantomeno ideologicamente. Piombo è la storia di uno di quelli che negli anni 70 ha scelto di fare il terrorista e che oggi si guarda indietro pensando che molto probabilmente non ne valsa la pena. Questo è Piombo. Terroristi con cappuccia e con il buco per gli occhi e con lo sguardo strano, a mano armata a Milano. Piazza la bomba, collega il contatto e chiama il contatto, tu chiamalo per nome e faccia finta che sia altrove. Non sono io quello che tremava forte vicino a me. Non sono io quello che tremava forte vicino a me. Io negli anni 70 facevo il terrorista rosso con lo sguardo che non lo riconosco. Io negli anni 70 a masticare malumore è uno straccio bagnato intorno al cuore. Oggi sono qua, questa è la mia età, nonostante tutto il mondo cambia. Penso la testa, un po' mi vergogno, ma guardo questa Italia, questa Italia. E sperando serva, io mi sento merda. E sperando serva, io mi sento merda. Io mi sento grazie.
così basse e quasi le tocco con mano, ma le tocco inutilmente. Le tocco invano. Le tocco piano. Ho preso appunti e ho segnato tutti i ricordi. Le tue parole. Cos'è l'amore? L'amore è muto e non ha bocca, con gli occhi dice tutto, la voce è rotta dalla nostalgia. Te ne vai, che mi hai messo un laccio al cuore. Cos'è l'amore? Vai su e giù, la pelle e i brividi, la lingua scotta, la mia bocca. Grazie. Il prossimo pezzo è il pezzo che mi ha incoraggiato a fare il cantautore, perché in fondo è il primo pezzo che ho scritto in vita mia, circa 5 anni fa, quando non sapevo nemmeno suonare la chitarra, nonostante io sia vecchio. C'è chi ci prova anche da anziano, evidentemente, tipo io. E ne approfitto per presentarvi la band. Lorenzo Recchilungo al basso, Massimo Sacripante alla batteria e Antonio Cupaiolo alla chitarra. Questa canzone qua si chiama Amsterdam e credo sia la prima volta
che un figlio, anziché cercare i soldi al padre per andarci ad Amsterdam, lo invita a venire con lui per dimenticare quella che è una nazione, insomma, cambiata negli ultimi anni. Questa si chiama Amsterdam, è dedicata a mio padre. Eccoti qua, dove sei stato? Io non lo so, ma sono tornato. Ho camminato a lungo fra i canali, con la bici e con gli occhiali. Ci torno ad Amsterdam, ci torno ad Amsterdam. Bene così, cosa hai veduto? Io non lo so, ero seduto. Ero seduto al bar, sentivo un profumo intenso, sembrava incenso, sembrava incenso. Tu come stai? Ti vedo male. Hai passato troppo tempo qui, devi respirare. Ti porto con me, prometto, ti piacerà quel posto, si chiama Amsterdam, ti porto ad Amsterdam. In piazza Dam, non ci credevi, guarderemo i tulipani in cielo, sembreranno veri. Dai retta a me, col caldo che fa, andiamo ad Amsterdam. A 70 anni hai visto di tutto, gli anni di piombo al governo un farabutto. Dai retta a me, caro papà, andiamo ad Amsterdam, ti porto ad Amsterdam. Andiamo ad Amsterdam, ti porto ad Amsterdam. Quanta libertà, restiamo ad Amsterdam. Dai retta a me, caro papà, andiamo ad Amsterdam, porto ad Amsterdam. Quanta libertà, restiamo ad Amsterdam. Grazie. Ma se io ti dicessi restiamo a Campli? Sono qua. Beh, va benissimo per quanto mi riguarda, visto che io mi sento a casa qua, quindi... Oh, qui siamo ancora in diretta su Rete 8.
a prescindere da tutto, perché la serata è partita con tranquillità e il concerto non è ancora finito. Io ti interrompo facendo finta di nulla mentre lui accorda la chitarra, perché all'aperto, con un po' di umidità, a un certo punto lo strumento comincia a... Scorda facilmente. Ma succede, sai quante volte? Uff, prova con gli ottoni e poi vediamo. Che peggio. Ti lascio anche respirare un pochino, perché tu hai dato un nome al tuo tour che è anche il titolo di una tua canzone. Ti invito in Abruzzo, tour 2018. Ma questa canzone per te ha un significato particolare, adesso lo racconteremo, anche perché hai avuto diversi riconoscimenti grazie a questa canzone, ma non solo, si sposa perfettamente con quella che è la linea di Abruzzo dal vivo. Io stavo guardando un po' di locandine che sono tutti intorno qui al nostro palco in Piazza Farnese, e da questa mattina che in realtà si parla di timballo, c'è stato un convegno per cominciare con diversi professionisti del mondo della gastronomia, l'agronomo, produttori, tantissime persone importanti che possono anche educare le nuove generazioni. Nel pomeriggio i laboratori, cooking show, si divertono, si fanno, si piace, ci piace mangiare, bellissimo. Ci sta bene. E la sera questo momento conviviale con il cortometraggio, non abbiamo potuto degustarlo il timballo, ci picchia, però ci rifaremo. Lo fa mia nonna, quindi è brava. Come la signora del corto. Però il concerto continua con tante tracce importanti. Questa canzone, Ti invito in Abruzzo, quando è nata esattamente? Perché tu fai un mosaico in questa canzone, racconti di tante piccole e grandi cose, anche di cose tragiche. Allora ti racconto, e Vincenzo mi è testimone, perché insomma l'ha prodotta lui, quindi un applauso anche a Vincenzo Irelli, che stasera è lì, ma che ci ha messo del suo con i suoi arrangiamenti magnifici. Quindi Vincenzo, insomma, alzati anche tu, no? È anche tuo il merito. mi sembra giusto. Ti invito in Abruzzo, che cos'è? Una richiesta che mi hanno fatto da Bergamo, chiedendomi perché non parli del terremoto, della neve, ma me l'hanno chiesto immediatamente dopo quello che è successo l'anno scorso, a gennaio, qua, così come a Notaresco, così come a Cellino, così come a Basciano, Atri, ad Atri, in tutta la nostra provincia, mi hanno chiesto specificatamente di scrivere un pezzo che parlasse di questa cosa qua. Mi sembrava di fare un po' lo sciacallo, come per dire, di sfruttare la situazione, quindi mi sono rifiutato. Poi però a maggio, avendola vissuta io in prima persona, una sera ero con Antonio davanti al camino spento di casa mia ed è arrivato questo pezzo da solo. Fondamentalmente un pezzo che racconta sì della bellezza della nostra terra, della bellezza della nostra gente, no? Ospitale, per quello ti invito in Abruzzo, perché siamo ospitali, forse siamo uno dei popoli più ospitali in Italia. Ma racconta anche un'altra cosa, racconta anche il fatto che i morti, anche in quei casi là, sono di serie A e di serie B, perché i mass media davano tutta l'importanza a Rigopiano, ma ci mancherebbe, ma nessuna importanza ai morti della nostra provincia, che erano pur tanti, no? Quindi ti invito in Abruzzo, ti invito lo stesso, è un po' il riassunto di questo mio voler essere arrabbiato nei confronti di chi di noi non parlava affatto. Ecco, da questo tipo di energia che può essere dura, può essere acida, può essere arrabbiata, come hai detto giustamente tu, però poi nasce anche qualcos'altro, un passo nuovo. Ed è quello che è successo qualche mese dopo il disastro, perché c'è stata la volontà forte e grazie al MIBAC, dalla regione, a diverse cose che si sono riuscite ad unire, gli spettacoli dal vivo hanno ricominciato a popolare l'Abruzzo con un intento preciso. La stagione piace sempre, si sa, i musicisti, gli artisti in genere amano stare su un palco live, perché il live e la diretta sono cose diverse, sì, sicuramente da una cosa registrata. Molto più bello. Esattamente, più coinvolgente, più vicino alla gente, al pubblico, così ci piace. Ma c'è stata una crescita pazzesca alle prime proposte di una rete vera e propria, al di là della competitività di un comune con un altro, si è creata una vera e propria rete, perché si è compreso che la ricostruzione non è fatta solo di mattoni da rimettere uno sull'altro o di restauri o di ripristino delle strutture, che sono fondamentali e questo lo sappiamo bene tutti, ma è fatta anche di coesione dei sentimenti delle persone con la propria terra, è fatta anche di amore per la terra. Ma sicuramente. Per evitare lo spopolamento, che può capitare nella storia, i corsi e ricorsi tornano. Bisogna pensare una cosa, adesso cioè non c'entra nulla, ma io ho vissuto per anni in Friuli e loro hanno 10 km di costa, noi ne abbiamo non so 100, 200, qualcosa del genere. Tanti, non mi ricordo il numero esatto. Considerate che il Friuli con 10 km di costa riesce a fatturare a livello turistico molto più di noi che ne abbiamo 200. Quindi c'è qualcosa che non torna, no?
c'è qualcosa che noi sbagliamo. La prima cosa è il campanilismo, il voler essere a tutti i costi di Campi, o a tutti i costi di Notaresco, a tutti i costi di Atri. Invece no, dovremmo essere uniti, perché siamo uguali, siamo la stessa razza, semplicemente. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa che voglio dire è che poi però questo pezzo l'hanno candidato come finalista al premio De André, 13 finalisti su 1800 richieste, c'è questa canzone che si chiama Invito in Abruzzo, la finale la dobbiamo ancora disputare, e ha portato un po', insomma, ha fatto parlare di noi, della provincia di Teramo, anche dove magari non saremmo arrivati, grazie a questo pezzo che però, insomma, nasce dal cuore, nasce dal bene che io voglio alla mia terra, come tutti voi, penso. E noi ringraziamo te, Nanco, perché adesso ce lo fai sentire il pezzo. La finale quando ci sarà? Bella domanda, vince novembre. Si presume novembre. Dopo l'estate, quindi dopo abbiamo l'estate. Tempo prima di promuoverla per Benino e poi ti lanceremo. Sì, io spero tanto vi piaccia, perché questa è una canzone veramente che ho scritto col cuore. Io la conosco. Per la nostra terra. Sei pronto? Ti invito in Abruzzo. Ti invito in Abruzzo. Della scossa che ha spaccato case e ossa e ha buttato tutto giù. In fondo, sai, non conta, ma nevica e non la finisce più. Del resto, tu già lo sai, che se nevica di nuovo forse io no, non ti rivedrò, no, non ce la farò. Se puoi ritorna, ma nevica e nemmeno se lo vuoi. Del resto tu riuscirai a raggiungermi di nuovo e dunque io no, non ti rivedrò, no, non ce la farò. Ti invito in Abruzzo, ti invito allo stesso, il gran sasso l'hai visto e i calanchi di Atri d'inverno e i trabocchi di Vasto, vuoi il formaggio d'agnello? Nevica, Madonna mia, metto il cuore in avaria, resto fermo e non vedo niente, solo le luci di un centro commerciale decadente. Ti invito allo stesso, sei fuori fa freddo, ma è bianco l'inferno, nevica finché ti va, noi qui fermi ad aspettare. E mi viene in mente adesso, hanno promesso, ci vengono a salvare. Io vivo in Abruzzo, combatto, resisto, il gran sasso l'hai visto, tra le braccia di Cristo. Finita. Grazie. Grazie, grazie, è un piacere che voi siete qui ad ascoltare le mie canzoni, mi rende orgoglioso.
E siccome, come ho detto prima, racconto molto spesso quello che mi vivo, e siccome ho due figli, del figlio maschio vi ho raccontato prima, questa è la figlia femmina, si chiama Carolina. Carolina è la pioggia. Se spengo le stelle accese prima di dormire è perché faccia buio e tu possa sognare. Mi basta un minuto e spengo il cielo. Tu chiudi gli occhi che fuori è sereno. Scura, guardati attorno, io ti sarò barlume, io sarò il tuo giorno. Vieni pioggia e bagnami la faccia. E se piove forte a mezzanotte, scoppia un temporale, io asciugo la pioggia, niente male. Ha una faccia apatica questa luna strana, che rischiara i falliti ed i figli di puttana. È tempo di crisi, di grosse nevrosi, di uomini grassi con la cirrosi. Sì, qui la notte è scura, guardati attorno, quanti pagliacci e quanti ladri contorno. Vieni pioggia e bagnami la faccia. E se piove forte a mezzanotte, sarò io il tuo ombrello con le stecche rotte. Metti caso scoppia un temporale, asciugo la pioggia, niente male. Pioggia, pioggia, pioggia o non pioggia, Carolina non si bagna. Grazie. Grazie. C'è l'unico pezzo che faccio sempre e che non è mio, ma è di Francesco De Gregori. Si chiama Buffalo Bill. Il paese era molto giovane e i soldati a cavallo erano a sua difesa. Il
verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava le donne, credulone romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere fra la vita e la morte, fra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Locomotiva, la differenza salta agli occhi, la locomotiva ha la strada segnata e il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare, io uccidevo per essere il migliore. Mio padre è un guardiano di mucche, mia madre è una contadina, io unico figlio biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e vent'anni sembran pochi, tu ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi torna in mente un pomeriggio triste, io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo, mi presentarono i miei 50 anni, un contratto col circo, pace e bene, a girare l'Europa, e firmai col mio nome, firmai, e il mio nome. Col prossimo pezzo vi salutiamo, è l'ultimo. C'era questo poeta così timido da non riuscire nemmeno a dichiarare il suo amore nei confronti della persona che gli interessava, così timido da riversare tutto il sentimento in quello che scriveva. Alla fine si è ammazzato per timidezza. Si chiamava Cesare Pavese. Questa è Pavese, è dedicata a lui. Lo sai che
anche volendo non reggerà. Torino di notte è fredda, strada facendo, io lo so che pioverà. Ah, ah. Desidero tanto ciò che non è qui e non so dove altro andare. Il sesso con lei non è che un trabocchetto, c'è poco da fare. Hai sangue, un fottutissimo respiro, qualcosa di reale, qualcosa di vero. I tuoi occhi sono una vana parola, è un urlo taciuto, è un grido strozzato in gola. È così, alzando le spalle, lavorare stanca. Venerdì, in fondo alla valle mi asterrò, una sigaretta, la nicotina aiuta a gestire la tristezza. Stanotte ti ho sentito respirare, sei un uomo troppo magro che sta per morire. È così, lei è così bella, ma non riesco a dirglielo. Prenderò la rivoltella e aspetterò, nel mio cuore è libero. Non lo vedi, si accende un'altra sigaretta, la nicotina aiuta a gestire la tristezza. C'è un uomo troppo magro che sta per morire in fretta. Non lo vedi, si accende un'altra sigaretta, la nicotina aiuta a gestire la tristezza. Stanotte ti ho sentito respirare, c'è un uomo troppo magro che sta per morire. Grazie Campli, buonanotte. E ci lasci così. Io ho visto, ma lei non lo posso fare. Li hai chiamati? Allora, mentre lui riprende un attimo il controllo delle corde vocali, io ne approfitto per ringraziare la città di Campli che ci ha ospitato questa sera, ci ha ospitati tutti per questa tappa del Rete 8 Tour Village per Abruzzo dal vivo, che continuerà per tutta l'estate naturalmente insieme ad ACS. Grazie ovviamente al primo cittadino, il sindaco Pietro Carresimale, grazie a tutti quelli che fanno parte del grande mondo di Timballo, questo cortometraggio girato a Campli. C'erano con noi Mauro Vanni e Gianluigi Antonelli. Grazie ovviamente a tutti voi e ai musicisti che con Nanco hanno allietato questa nostra serata. Grazie alla squadra tecnica, Massimo Lupacchini in regia, i cameraman Mario Giacchetta e Loris Bennato in falso relax, e grazie a Key Service per tutto quello che c'è intorno a uno spettacolo. Noi chiudiamo qui, gli appuntamenti con Rete 8 Tour Village continuano, ma stasera tu diventi la nostra sigla, ti va? Certo.
Vi saluto con Ti invito in Abruzzo, va bene? Ma sì, perfetto. Grazie ancora. Nando. Vi presento di nuovo Antonio Cupaiolo, fategli un grande applauso. Questi sono ragazzi giovani della nostra provincia che ci stanno provando e ce la stanno mettendo tutto. Lorenzo Recchilungo al basso, Massimo Sacripante alla batteria. Io sono Nino Nanco di Crescenza. Nino Nanco. Ciao ragazzi, grazie. Buonanotte a tutti. Grazie Maria Rita, eh. Grazie anche a te. Sei in diretta? Lo so, mi ero dimenticato di salutarti. Grazie, caro. Dedicata alla nostra terra, all'Abruzzo e a tutti voi. Scossa che ha spaccato casa e ossa e ha buttato tutto giù. In fondo, sai, non conta, ma nevica e non la finisce più. Del resto, tu già lo sai, che c'è nevica di nuovo, forse io no, non ti seguirò, no, non ce la farò. Se puoi, ritorna, ma nevica e nemmeno se lo vuoi. Del resto, tu riuscirai a raggiungermi di nuovo e dunque io no, non ti rivedrò, no, non ce la farò. Ti invito in Abruzzo, ti invito allo stesso, il gran sasso l'hai visto e i calanchi di Atri d'inverno e i trabocchi di Vasto, vuoi il formaggio, l'agnello, nevica madonna mia, metto il cuore in avaria, resto fermo e non vedo niente, solo le luci di un centro commerciale decadente. Lo stesso, sei fuori, fa freddo, ma è bianco l'inferno, nevica finché ti va, noi qui fermi ad aspettare, e mi viene in mente adesso, hanno promesso, ci vengono a salvare. Io vivo in Abruzzo, combatto, resisto, il gran sasso l'hai visto, tra le braccia di Cristo. Buonanotte, ciao.